questa gamba fa un grosso cerchio come affacciare e questa, la punta dell'altro piede la porto a 45 gradi da me, questo faccio e mi trovo in posizione di montare. Come si fa? Però per il momento vediamo come si fa. Quindi siamo qua, c'ho il mio braccio, vado a fare la letta, lui mi schiaccia. Quando mi schiaccia, esatto, io perdo una forza di un bacino, vedete perché io lo schiaccio? Ricordate che la possibilità di ribaltarlo, perché? Perché ho ancora il suo braccio incastrato comunque. Allora vado a prendere, vado a fare una falciata larga, poi devo proprio rompere la sua base qua, eh? E vado sopra. Ok? Un movimento molto fluido. Per rendere efficace questa tecnica, quando sto in alto col braccio, io mi lascio. Quindi crollo e falcio, montata, vedete? Il braccio in quel modo, adesso c'è il braccio, può stare anche così, però in questo caso lui non ha nessun controllo su di me, vedete? Posso? Niente, non può, da qua lui può, deve solo uscire, non può fare niente, nessun tipo di attacco, perché se lui prova a strangolare, vedete? Espone le braccia. Qua c'è una leva, vedete? Quindi lui non può alzare le braccia. Vedete, quello di prima, questo è lo strangolamento. Quando un avversario si trova in montata, noi dominiamo. Nel jiu-jitsu questa è la posizione numero 2 di dominio. Ce n'è solo una vittoria, che è la schiena. Sian Kilos, come la chiamano i brasiliani. Poi abbiamo la montata che abbiamo adesso, che abbiamo visto adesso, una posizione ottima di dominio. Però paradossalmente è un po' instabile, perché qua è come se noi siamo sopra un toro meccanico, lui qua sbacina, esatto, vedete, ci può ribaltare, esatto. E comunque se ritorniamo sempre nella posizione di guardia. Ok? No, abbiamo uscito da là. Ma però la montata è speculare la guardia. Esatto, se torno giù, stai in guardia. Se sale giù, stai in montata. Esatto. Vai, lui ci fa la questa. Allora, sì, no, dobbiamo provarla, quindi rivediamo. Questo qui, metto il braccio, quando devo attaccare metto pressione, ecco. Faccia, oh. Montata.